La ricetta di oggi finisce qui. Vi sono piaciute queste cotolette di pollo al forno senza uova? Antonio, sono sicuro al 100% che qualcuno giù tra i commenti ci scriverà: ragazzi, perché avete fatto riposare le fette di pollo nel latte? Ragazzi, il segreto della ricetta è proprio questo: le fettine di pollo più staranno a riposo nel latte, più dopo la cottura saranno morbide, tenere, e anche il giorno dopo saranno buonissime. Eccolo, è verissimo, Mauro. Noi abbiamo accompagnato le cotolette con un contorno di broccoli saltati in padella e abbiamo utilizzato dei broccoli surgelati. Ovviamente, ragazzi, voi potete utilizzare anche i broccoli freschi, ma in quel caso dovrete sbollentarli per una quindicina di minuti e poi saltarli in padella. Ecco, no, Antonio, non so a te, ma a me i broccoli piacciono tantissimo. A chi lo dici in tutte le frasi. Ok, ragazzi, se la ricetta di oggi vi è piaciuta, non dimenticate di metterci tanti pollici in su, di iscrivervi a 55 Winston 55, se ancora non foste iscritti, e di seguirci sui nostri social Instagram e Facebook. Antonio, oramai è una tradizione, lasciamo i ragazzi alla scheda ingredienti e noi due andiamo a mangiare. Di corsa, ciao! Di corsa, ragazzi, ciao!